Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentrovate e bentrovati per questo sesto ed ultimo appuntamento formativo relativo alla certificazione per la parità di genere ai sensi della prassi di riferimento 125 del 2022. L'appuntamento di oggi è relativo alla sesta ed ultima area di osservazione di cui alla prassi di riferimento, in particolare quella relativa alla tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Il focus legato a quest'area e quindi la finalità di quest'area è quella di misurare il grado di maturità delle organizzazioni in relazione alla presenza di politiche a sostegno della genitorialità nelle diverse forme e l'adozione di procedure che facilitino e supportino la presenza anche di donne con figli e figlie in età prescolare. La ratio di quest'area di osservazione, che può ad una prima lettura indurre in errore, è legata alla possibilità e alla L'area di questa, la finalità di quest'area d'osservazione è quella di facilitare il rientro, specialmente delle donne, dopo l'assenza per maternità. Quindi, ad una prima lettura, potrebbe sembrare che il supporto in questo senso è funzionale solo ed esclusivamente per facilitare le donne a restare il più possibile a casa. In realtà, la finalità probabilmente è diametralmente opposta, ma infatti è quella di cercare politiche di supporto della genitorialità in grado di progressivamente dividere in maniera più equa il carico di cura imposto ai genitori e fino ad oggi evidentemente a svantaggio della lavoratrice. Il peso di quest'area rispetto alla valutazione complessiva dello score è del 20% e gli indicatori da analizzare per questa specifica area di osservazione sono 5. Anche in questo caso, come per tutte le altre aree di osservazione, gli indicatori non si applicano indistintamente a tutte le organizzazioni, ma anche qui il principio che vale è quello del cluster aziendale. Quindi, per ciascuno di questi indicatori che adesso passeremo in rassegna, potremo vedere nella slide a quale cluster specifico si riferisce l'indicatore, quindi quando l'organizzazione, in funzione del proprio headcount, dovrà misurarsi o non misurarsi con questo specifico indicatore. Il primo chiede all'organizzazione di misurare la presenza di servizi dedicati al rientro post-maternità-paternità. Questo indicatore riporta nella trattazione della norma una serie di esempi che potenzialmente possono trarre in inganno perché sembrano essere sovrapponibili a quelli riportati nei successivi, in particolare in un successivo indicatore prestazionale. Ed è per questo che l'obiettivo è quello di comprendere qual è la ratio e la finalità del singolo KPI e poi solo dopo concentrarsi su quali sono gli esempi capaci di indicare iniziative a sostegno del KPI in parola. Relativamente al primo, quindi presenza di servizi dedicati al rientro post maternità-paternità, la finalità, come si legge chiaramente dalla lettera della norma, è quella di favorire il rientro dopo l'assenza per maternità-paternità. La norma riporta alcuni esempi, alcuni altri sono offerti da chi parla relativamente a esempi, iniziative che sono in grado di soddisfare questo KPI. Il primo è l'esistenza di iniziative, procedure tali da agevolare la concessione di part-time su richiesta temporaneo e reversibile. Ancora, accordi che favoriscano in misura più o meno estesa l'accesso allo smart working, così come iniziative legate alla creazione di asili nido aziendali o per le organizzazioni che evidentemente
non hanno una struttura tale da poter supportare un'iniziativa di così ampio respiro, anche semplicemente ipotizzare dei servizi specifici di welfare ad hoc come dei bonus per la frequentazione dell'asilo, così come dei voucher per il servizio di babysitting. Ancora, un'altra iniziativa che a prima vista potrebbe sembrare poco concreta, ma che in realtà si inserisce bene nella ratio della norma, che è quella di favorire il rientro dall'assenza per genitorialità, è quella di istituire una procedura o comunque creare i presupposti affinché il lavoratore o la lavoratrice che si assenta per un periodo più o meno lungo dal posto di lavoro possa avvantaggiarsi di colloqui con il Dipartimento Risorse Umane o con il proprio responsabile prima dell'assenza per genitorialità e successivamente al rientro. La finalità di questa iniziativa è quella di creare quel clima di fiducia e quella regola d'ingaggio e quel patto tra il lavoratore e l'azienda in grado di tranquillizzare il lavoratore rispetto a quello che succederà durante la sua assenza, come l'azienda pensa di organizzarsi, se le responsabilità del lavoratore o della lavoratrice saranno ripartite, se sarà assunta una persona in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore che si assenta, insomma, creare i presupposti affinché ci sia trasparenza rispetto alla gestione dei carichi di lavoro fino a quel momento gestiti dalla risorsa. Dopo aver creato i presupposti, diciamo, di trasparenza per favorire un allontanamento più o meno sereno della lavoratrice o del lavoratore dal posto di lavoro, la buona pratica potrebbe essere quella di riprendere quello stesso colloquio al rientro dall'assenza, in modo da riprendere appunto quella promessa, quell'ingaggio sul quale ci si era accordati prima dell'assenza per maternità, per poter mantenere fede, poter comprendere cosa è successo nel periodo non collegato, essere aggiornato o essere aggiornata e di conseguenza comprendere dal rientro in avanti quali sono gli step per una progressiva, graduale e nello stesso tempo qualitativa riassegnazione in servizio della risorsa. Altra iniziativa che solitamente è di aiuto per evitare che ci sia uno switch off totale durante l'assenza per maternità o per paternità è quello di creare una newsletter più o meno organizzata e strutturata tale da avvantaggiare la risorsa assente e poter essere rimanere ove ritenuto utile aggiornato su quelle che sono le novità salienti in modo da appunto evitare uno switch off traumatico che poi rende più difficoltoso il rientro in azienda della risorsa alla conclusione del periodo di congedo parentale. L'altro KPI che per alcuni versi, come dicevo, è parzialmente sovrapponibile in termini di iniziative è il numero 2 che chiede all'organizzazione di misurare e valutare la presenza di policy dedicate alla tutela della maternità-paternità con la valutazione di servizi in grado di favorire la conciliazione dei tempi di vita personale e lavorativa. Come dicevo, è parzialmente sovrapponibile in termini di esempi, iniziative a sostegno del KPI, ma qui la finalità è diversa. Nel primo caso parlavamo di favorire il rientro. In questo caso la finalità è favorire la conciliazione vita-lavoro, quindi in un orizzonte temporale non necessariamente immediatamente successivo al rientro per l'assenza genitoriale. Anche qui alcuni esempi, ripeto, possono essere sovrapponibili come il part-time su richiesta, l'accesso più o meno ampio allo smart working come iniziative di welfare ad hoc, ma abbiamo anche altre iniziative che si discostano e si allontanano da quelle precedentemente trattate, come la possibilità per l'organizzazione, ove ritenuto strategico, di incrementare il congedo parentale previsto per i papà, aumentandolo oltre i 10 giorni previsti per legge.
Qui l'esempio riportato proprio dalla prassi di riferimento sembra essere un suggerimento alle organizzazioni di lavorare su un piano, su uno dei piani sui quali evidentemente il legislatore è ancora in ritardo, perché l'obiettivo, come abbiamo detto, di questa area di osservazione è quella di favorire la conciliazione vita-lavoro, tutelare la genitorialità, soprattutto a vantaggio della madre, che è il genitore che è maggiormente impattato dalle esigenze di cura. Quindi attivare iniziative in grado di riequilibrare il peso specifico riconducibile a ciascun genitore, e quindi sensibilizzare maggiormente il papà nella possibilità di accedere a più giorni rispetto a quelli previsti dalla norma, va proprio in questa direzione. Ancora, iniziative in grado di attivare questo indicatore prestazionale sono quelle relative alla integrazione dei congedi facoltativi, che possono tradursi in due diverse iniziative a vario titolo potenzialmente similari, che sono l'integrazione dell'indennità del congedo parentale, quindi l'indennità facoltativa al 30%, proprio per aiutare il genitore, quindi non necessariamente la madre, il genitore a fruire di un'integrazione all'indennità che evidentemente nel passaggio dall'obbligatorio alla facoltativa si abbatte drasticamente, così come un esempio diciamo posto in essere e raccontato da un'organizzazione virtuosa, che è denominato congedo parentale a tasso zero, quindi la possibilità di integrare il congedo parentale facoltativo dal 30% ad una percentuale maggiore, che può essere equiparata anche qui all'80%, salvo concludere un accordo con il lavoratore tale per cui questa maggiore erogazione per il periodo fruito dalla risorsa venga poi restituita, dilazionata in un termine molto più ampio, a partire dalla data di rientro. È sostanzialmente un'anticipazione di una parte della retribuzione, che poi viene un'anticipazione della quale poi l'organizzazione rientra, quindi è un'iniziativa che incide sul cash flow ma non sul budget, perché sostanzialmente si ripaga da sola. Così come un'altra iniziativa valutabile è quella dello smart working di miglior favore, quindi abbiamo detto ok, l'attivazione di accordi di smart working, un'iniziativa che va nella giusta direzione a tutela della genitorialità potrebbe essere quella di favorire i genitori attraverso un accesso ancora più ampio rispetto a quello che normalmente viene garantito al resto della popolazione aziendale, proprio per far fronte, soprattutto nei periodi dell'anno in cui c'è da far fronte ad esigenze specifiche, come nei momenti di chiusura delle scuole, per esempio, in questi casi ai genitori potrebbe essere accordato una possibilità di accesso esteso a quelle che normalmente invece sono le regole di accesso allo smart working. Il terzo indicatore, che si applica anche qui a tutte, come potete vedere dalla slide, a tutte le organizzazioni, quindi dalla micro alla grande, è quella che chiede alle organizzazioni valutare la presenza di policy per il mantenimento di benefit e iniziative che valorizzino l'esperienza della genitorialità come momento di acquisizione di nuove competenze a favore della persona e dell'organizzazione, e che tutelino la relazione tra persona e azienda prima, durante e dopo la assenza genitoriale. Qui la finalità, come per i KPI precedenti, la mettiamo subito in evidenza, in questo caso è valorizzare l'esperienza genitoriale. Le iniziative a sostegno di questo indicatore prestazionale sono quelle che potete leggere e, come vedete, incidono su due diversi piani, perché da una lettura della norma possiamo vedere che la prima parte è presenza di policy per il mantenimento di benefit, quindi questa prima parte della norma potrebbe essere curata dall'organizzazione attraverso, per esempio, l'introduzione all'interno della policy per l'attribuzione di auto ad uso promiscuo di una previsione
tale per cui i genitori assenti per congedo, sia esso obbligatorio o facoltativo, possono mantenere il fringe benefit durante questo periodo di assenza. Così come altre iniziative che invece lavorano sulla seconda parte dell'indicatore, ovvero iniziative che valorizzino l'esperienza della genitorialità come momento di acquisizione di nuove competenze. Bene, in questo caso riportiamo due esempi, uno citato dalla norma, uno offerto da un'esperienza virtuosa di un'organizzazione analizzata, in particolare l'attivazione di percorsi di parental coaching pre e post assenza per maternità e paternità, che evidentemente hanno la finalità di far comprendere alla risorsa che si assenta per doveri di cura quali sono le metacapacità e le nuove competenze che vengono acquisite durante questo periodo, far comprendere qual è il proprio ruolo di genitore all'interno del contesto sociale e del contesto lavorativo e nello stesso tempo dare visibilità alla risorsa su come questa nuova postura può essere di vantaggio per l'organizzazione, quindi come in una sorta di nuovo patto tra lavoratore e azienda, le nuove competenze acquisite e collegate alla genitorialità possono essere messe a profitto all'interno dell'organizzazione. Ma non solo, perché il secondo esempio ci riporta anche casi di sensibilizzazione un po' più diffusi. L'esempio è una serie di eventi organizzati da un'azienda particolarmente virtuosa e sensibile a questo argomento, denominati Mamma Poi Torna, che è un ciclo di eventi che riporta testimonianze appunto delle madri, in particolare in questo caso, volte ad analizzare, fare outing anche e mettere a profitto comune e comprendere le difficoltà legate a come ciascuna risorsa ha vissuto l'esperienza della genitorialità. Eventi evidentemente aperti non solo alle donne, ma anche agli uomini per sensibilizzare su un argomento che è quello dell'esigenza di cura familiare che, come dicevamo in apertura, purtroppo oggi è ad esclusivo appannaggio più o meno volontario, delle donne e quindi delle madri. Concludiamo con gli ultimi due indicatori, che vengono analizzati congiuntamente perché, diciamo, hanno avuto un excursus anche interpretativo, più o meno comune, che hanno a che fare con, la fruizione dei congedi di paternità. Questi due indicatori si applicano ai cluster 3 o 4, quindi alle aziende medie e grandi, e ciascuno per l'ottenimento di ciascuno dei quali viene garantito un punteggio di 10 punti. Il KPI 4 recita di misurare, quindi di monitorare il rapporto tra numero di beneficiari uomini effettivi sul totale dei beneficiari potenziali dei congedi di paternità nei primi 12 anni di vita del bambino o della bambina. E il KPI 5 invece ci richiede di valutare, misurare e rapportare il numero di giorni medio di congedo di paternità obbligatorio fruiti sul totale dei giorni potenziali previsti dalla legge. Il criterio di misurazione proposto dalla prassi di riferimento è il seguente: i KPI si considerano raggiunti, si considerano progressivamente raggiunti quanto più si avvicinano al 100%. Bene, dalla lettura testuale di questi due indicatori emergono quelle che potrebbero sembrare due prime contraddizioni, che per fortuna, come vedremo, sono state più o meno risolte da Credia, che è intervenuta in una sorta di interpretazione estensiva della norma. In particolare, il KPI 4 dice: numero di uomini effettivi sul totale dei potenziali beneficiari dei congedi di paternità, quindi i congedi obbligatori e quindi i 10 giorni assegnati dalla norma come congedo di paternità obbligatorio per i papà, appunto, però poi dice nei primi 12 anni di vita del bambino, che è invece l'orizzonte temporale all'interno del quale non si spendono i 10 giorni obbligatori, ma è l'orizzonte temporale di fruizione del congedo parentale, quindi di quello facoltativo, non di quello obbligatorio.
Così come pure la seconda stranezza è legata al criterio di misurazione che è suggerito dalla norma, perché la norma dice che i KPI si considerano progressivamente raggiunti quanto più si avvicinano al 100%. Bene, questa è una dicitura che non fa il paio con le regole di ingaggio iniziali previste dalla norma, che invece ci dice che i KPI per loro natura sono on-off, non c'è un progressivo raggiungimento. Il KPI o è centrato e garantisce l'assegnazione del punteggio nel totale, oppure non è centrato e in quel caso il punteggio attribuito è zero. Il concetto di progressivamente raggiunto è qualcosa che non fa il paio appunto con le regole operative della prassi di riferimento. Come dicevo, per fortuna è intervenuta Accredia che ha chiarito che innanzitutto il concetto di progressivamente raggiunto non va interpretato nel senso dell'attribuzione di un punteggio parziale. E in seconda battuta ci si è domandati e si è chiesto ad Accredia: ma io come faccio ad avere il polso dell'effettiva comunicazione che i papà potrebbero non darmi rispetto all'attribuzione del loro congedo obbligatorio? Cioè, se il papà non mi dice che è diventato papà e non prende il primo congedo di paternità obbligatorio, io non posso monitorare che poi prenda effettivamente tutti gli altri 9 giorni di congedo. E quindi qual è il mio, tra virgolette, obbligo di fare come organizzazione in termini di monitoraggio di questo indicatore? Accredia ha chiarito che l'organizzazione deve sensibilizzare e comunicare le prerogative di legge per i papà. Quindi il criterio di misurazione diventa, tra virgolette, diventa un criterio legato non più alla semplice mera misurazione del numero di giorni effettivamente fruiti. Rimane anche quello, ma in capo all'organizzazione subentra un nuovo criterio di misurazione per l'assegnazione del punteggio, che è legato a un dovere di sensibilizzazione e comunicazione e monitoraggio di quelle che sono le prerogative che la legge accorda principalmente, ma non solamente ai papà, durante la fase della post nascita. Ancora, Accredia ha risposto ad una domanda legata alla misurazione dei KPI 4 e 5, cioè se questo deve riguardare, come dicevamo in apertura, solo i KPI obbligatori, scusatemi, solo i congedi di paternità obbligatori. Accredia ha interpretato estensivamente la norma, partendo appunto dalla dicitura, dalla precisazione offerta dei 12 anni di vita del bambino, e estendendo l'intenzione dei redattori del KPI 4 con la precisa integrazione tale per cui tali redattori volevano intendere i congedi parentali e quindi anche quelli facoltativi. Bene, allora cos'è che per gli indicatori 4 e 5 l'organizzazione deve mettere in piedi per ritenerli soddisfatti? Allora, innanzitutto per il KPI 4 è utile estrarre una reportistica contenente il rapporto tra il numero dei papà beneficiari dei congedi parentali e quindi anche quelli facoltativi nei primi 12 anni di vita del bambino o della bambina rispetto al totale dei potenziali beneficiari. Qual è la misurazione, quindi qual è l'esigenza di rendicontazione dell'organizzazione? Non è quella di misurarsi con una asticella di riferimento, ma è quella di comprendere come la progressiva sensibilizzazione dei papà rispetto alla fruizione di questi congedi, che accompagna evidentemente una migliore divisione del carico di cura tra la mamma e il papà, questo progressivo miglioramento possa incidere su questo piano appunto della equa ripartizione dei carichi di cura. Per quanto riguarda il KPI 5, invece,
posso estrarre un report contenente il rapporto tra il numero di giorni medio di paternità e il totale dei giorni potenzialmente attribuiti ai genitori. Questo perché, se è vero che potenzialmente potrei non sapere che il papà è diventato tale e quindi ha diritto ai 10 giorni di congedo, è altrettanto vero che quando il papà prende il primo giorno di congedo, è possibile che non li prenda tutti e 10. E quindi l'obiettivo in questo caso è quello di sensibilizzare i genitori affinché possano godere appieno di questi 10 giorni e quindi spenderli tutti utilmente nei 5 mesi che la norma accorda per il godimento dei permessi obbligatori, dei congedi di paternità obbligatori. Ancora, sempre in ottica di sensibilizzazione, quindi aderendo a quell'interpretazione estensiva che Accredia ha supportato rispetto a questi indicatori prestazionali, è utile e va nella giusta direzione redigere un documento semplificato o preparare, strutturare una formazione ad hoc per tutta la popolazione aziendale, anche se specialmente per i papà, se andiamo nella ratio della norma, rispetto a quella che è la possibilità di accesso alle prerogative che la normativa attribuisce ai neogenitori. Parlo di un documento semplificato perché è evidente che la normativa potrebbe avere fonti diverse e quindi l'attribuzione di una prerogativa piuttosto che un'altra potrebbe trovare fondamento in una norma oppure in un'altra. Quindi redigere un documento semplificato che diventa quasi una guida per le mamme e per i papà rispetto alle loro prerogative è sicuramente un documento semplificato che mette in un unico contenitore un argomento che potrebbe trovare affondi diversi nelle varie previsioni di legge. E ancora, come dicevamo prima, ho estratto la mia reportistica rispetto alla fruizione dei giorni di congedo parentale, di congedo di paternità e quindi quelli obbligatori. Mi accorgo che non tutti ne hanno goduto, ricordo a tutti i genitori, in particolare a quelli che hanno ancora dei giorni residui, che hanno un saldo spendibile, utilizzabile e quindi sensibilizzo rispetto all'utilizzazione di questa prerogativa. Queste iniziative, sommate tra di loro, consentiranno l'accesso al punteggio previsto da entrambi i KPI che, come abbiamo visto, nascono con una formulazione un po' incerta e che successivamente hanno ricevuto l'interpretazione estensiva di supporto da parte di Accredia e quindi probabilmente potremo assistere nel corso delle successive revisioni della norma ad alcuni ulteriori passaggi su questi due specifici KPI, così come su altri che evidentemente hanno bisogno di un aggiornamento. Bene, con quest'ultima analisi abbiamo concluso non solo quest'area di osservazione, ma tutto il ciclo di formazione organizzato da Union Camere e Regione Lombardia. Io ringrazio voi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.